Lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. È caldo. Possiamo usare questa barca, se riesco a liberarla. Attento! Ah! Alla tua destra! Perché sono così veloci? Alla tua destra! Snista! Vedo che partiamo con il piede giusto. Atreus, hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Quando sei pronto possiamo attraversare i canali. A che serve la catena in acqua? Dovrebbe essere di un traghetto di rifornimento nanico, che sembra scomparso. Non riesco a credere che la mamma abbia guidato una rivolta contro Odino e non me l'abbia detto. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Occhi sull'acqua. Ci sono risorse. Se non le hai mai chiesto cosa avesse fatto, di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Quella ruota blocca il canale. Immagino che se riuscirai a girarla potremo passare. Così queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. Questo odore mi fa bruciare gli occhi. In effetti è un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Sembra che dobbiamo passare oltre quel geyser. Se solo fossimo a Midgard, l'acqua si sarebbe congelata subito. Pensi che congelarla servirebbe? E se usassi la tua ascia?
Tyr era un amico dei giganti. Chissà se la mamma lo ha mai conosciuto. Ha partecipato alla rivolta qui? È possibile. Il dio della guerra spesso ha sostenuto i giganti, anche se non ricordo abbia mai dichiarato ufficialmente la sua fedeltà. Ma andiamo. Deve esserci un modo più veloce per scendere. Dietro! Ok, deve esserci un modo per girare la ruota quassù. Wow! Qualcuno poteva avvisarmi che stavo per finire con il muso contro un paio di chiappe. Il terreno. È stato un terremoto. Un avvenimento occasionale, ma non raro a Sparkalfheim. Con tutte queste miniere, il terreno non può che essere un po' instabile. Oh, wow! L'hai abbassata esattamente fin dove ci sei. Pensavo, forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora raggiunto questo posto. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. È strano che il grande inverno non porti ovunque l'inverno. A Midgard è così, ma come vedi, gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Ma questi effetti erano già presenti in qualche misura, ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. Riusciamo a passare sotto al ponte?
Padre, lassù. Hai trovato qualcosa lassù? Dietro di te, in arrivo! Nista! Hanno coperto quei geyser. Penso che dovremmo far muovere quella ruota, ma non arriva l'acqua. Così sono ovunque. Ok, abbiamo congelato un geyser. Ce n'è un altro qui intorno? Quel geyser è diventato più forte.
Congelando i geyser, la pressione di quelli vicini deve essere cambiata. Da un punto più alto potremmo avere una visuale migliore. Sì, la ruota si muove e il cancello sta scendendo. Sei ingegnoso come in altri. Alla barca. Se i nani di questo regno sono come Brock e Sindri, è difficile credere che si siano schierati con Odino. Beh, non è raro che la gente venga accecata dai propri interessi più immediati. Odino ha offerto loro sicurezza e contrariarlo può essere pericoloso. Forse hanno solo bisogno che un paio di dei arrivino e lo sfidino. Atreus, non siamo qui per questo. Stavo scherzando. La guerra non è uno scherzo, soprattutto quella tra dei. Questo posto è devastato. Eh sì, starò attento. Probabilmente è pieno di grimm in giro. Fortuna che hai studiato le rune. A sinistra! Padre, dietro di te! Ah!
Veleno, a destra! Nista! A sinistra, veleno! Penso non ci sia altro qui. Proseguiamo. Quindi, Atreus, vuoi che Tyr diventi nostro alleato per la guerra? Io cerco di considerare tutte le opzioni. Proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Sembra che per arrivare a Nida Velir dovremmo aprire quel cancello. È troppo veloce. E come la prendiamo? Affiancala, attacca da dietro. Bene. Ben fatto. Vediamo cosa ha lasciato. Padre, lassù.
Ci siamo quasi. Ci sarà un'altra catena per abbassare il resto del cancello. Guardate, lassù c'è una catena da tirare. È aggrappata al muro! Dobbiamo abbatterlo! È stordito! Prendilo! Pensi di poter scoprire il geyser da qui? Oh, penso di aver capito. Se congeli il geyser, la pressione farà muovere la ruota. Il blocco sta scendendo. Nista! Riesci a vedere qualcosa da lì? Poema di Kvasir, molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Beh, come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche com'era combattere a quei tempi. Solo per ascoltare la storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci come me. Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Vero. Il terremoto di prima. Pensate che ce ne sarà un altro? È improbabile, ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. Se i geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti? Potresti aver ragione, ragazzo. Atreus, guarda. Wow, allora una città è fatta così. Benvenuti a Nidavellir, fratelli. Ehi, nani! Oh, stanno, fuggendo. Un allarme. Suonerei un allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Temo proprio che sia un allarme. Perché si nascondono? Sta attento.